Dunque, riprendiamo il tema dei casi d'uso. Prima per ripassare velocemente e puntualizzare alcuni aspetti di ciò che abbiamo già cominciato a dire la volta scorsa, in vista anche dell'esercitazione di oggi, e poi inizieremo invece ad approfondire la descrizione dei casi d'uso successiva, che ci servirà per la settimana prossima. Allora, ricordiamo solo, qui siamo nel contesto della specifica funzionale, dei requisiti funzionali di un sistema, e stiamo ragionando su una coppia di formalismi, uno di tipo grafico, che sono i diagrammi dei casi d'uso, che usano queste due immagini e le loro correlazioni, e l'altro la descrizione dei casi d'uso stessi. Purtroppo ci si impappina un po' o ci si confonde un po' con la terminologia, sono due cose distinte. Uno è un diagramma generale che mette insieme i casi d'uso che vogliamo rappresentare e per ciascuno di questi casi d'uso è poi necessario fornire una descrizione dettagliata, di fatto all'interna, come vediamocela all'interna qua, no? E questa descrizione dettagliata del singolo caso d'uso noi la sviluppiamo invece sotto forma di testo strutturato. Quindi una serie di voci che saranno grosso modo sempre le stesse, salvo quelle che sono opzionali, per cui alcune volte potranno esserci e altre no. Per quanto riguarda la notazione semplice, abbiamo visto la volta scorsa che esiste di fatto la relazione principale tra un attore e un caso d'uso, e in questo caso rappresenta l'attore principale del caso d'uso stesso. Nel caso in cui ci sia più di un attore che è collegato allo stesso caso d'uso, significa che quella funzionalità può essere attivata da persone diverse, che hanno ruoli diversi, ma la stessa funzionalità. E poi abbiamo cominciato a vedere alcuni dei costrutti che mettono in relazione vari tipi di casi d'uso. Quindi rivediamoli così puntualizziamo il loro utilizzo, anche perché, come mi avevate fatto notare, c'era un errore nelle slide che poi abbiamo provveduto a correggere. E quindi riprendiamo in modo coerente il discorso. Allora, la relazione più semplice tra casi d'uso è quella di inclusione, dove questa è già esatto con ciò che avevamo detto la volta scorsa. Quando io ho un caso d'uso, che in questo caso è chiamato caso d'uso B, che a un certo punto al suo interno utilizza una funzionalità offerta da un altro caso d'uso A. Quindi in qualche modo è come se uno facesse copia e incolla di ciò che dice il caso d'uso A all'interno del B. Questo viene usato semplicemente per dire: guarda che nel caso d'uso B a diversi punti, uno di questi passaggi, una di queste fasi in realtà significa andare a compiere le azioni che sono previste dal caso d'uso A. A che cosa serve questo? Dicevamo già, serve soprattutto se le azioni del caso d'uso A siano utilizzabili in molti altri casi d'uso principali. Quindi di fatto potete prendere come una parte comune che viene riusata, no? Inclusa appunto molte volte. Un po' di come una semplificazione rispetto a un copia e incolla, rispetto a un ripetere più volte in più casi d'uso diversi principali, quello che è una sottosequenza, una sottoparte degli stessi. Descritto così, è abbastanza naturale ricordarsi che l'utente, l'attore, interagirà sempre con casi d'uso di tipo principale, non ma mai con casi d'uso di tipo incluso. Che di solito sono appunto piccole sottofunzioni che vengono richiamate da altri, ma difficilmente hanno uno scopo in se stessi. Ecco, ricordiamoci che il caso d'uso lo delimitiamo, inizia e finisce con l'obiettivo dell'attore. Il caso d'uso inizia quando l'attore decide che vuole fare qualcosa e finisce quando l'attore ha raggiunto l'obiettivo. Non è una qualunque sequenza di azioni più o meno correlata temporalmente. Quindi un sottoinsieme, un passaggio attraverso cui devi passare per raggiungere l'obiettivo, ma quel sottopassaggio non ha in sé un suo obiettivo che l'attore si può porre. C'è una domanda, dimmi. L'attore
Sì. Nel caso ci sono azioni secondarie, devono rappresentarli oppure la Allora, questo è uno delle puntualizzazioni, fatemi aprire l'asta, cominciamo subito ad affrontarla. Allora, normalmente così ci chiariamo su che cosa succede con attori multipli. Prendiamone uno nuovo così lavoriamo su un foglio bianco. Allora, immaginiamo di avere un caso d'uso che è, che ne so, la ricerca prodotto. Questo caso d'uso è accessibile sia dal cliente del sistema che eventualmente dall'addetto del sistema. Ok? Noi qua stiamo dicendo con questo diagramma che c'è un caso d'uso specifico che può rientrare negli obiettivi che si può dare l'utente cliente o l'utente addetto, separatamente, indipendentemente l'uno dall'altro. Ok? E questi in questo caso sono entrambi attori primari. Noi lo rappresentiamo così. Se lo volete vedere a livello di classi e istanze, abbiamo un'istanza di un cliente che interagisce a livello con un'istanza di questo, quindi una singola specifica attivazione di quel percorso, e questa relazione è tra uno e uno. Poi quest'altra relazione invece è tra un'altra attivazione della ricerca prodotto e un'altra istanza di addetto. Se volessimo per qualche funzione rappresentare degli attori secondari, quindi supponiamo abbiamo la registrazione sicura, diciamo così. Un po' come quando voi vi siete iscritti al Politecnico e vi hanno lasciato il tesserino studente che dentro ha una chiave crittografica, no? Per cui in quel momento, adesso, non è esattamente così, però in quel momento eravate presenti sia voi che l'addetto e l'addetto doveva essere sicuro di consegnare esattamente in mano vostra e poi, diciamo così, registrare il fatto che era stata consegnata. Quindi è un'azione che richiedeva in quel caso la presenza di entrambe le persone. Allora, in questo caso possiamo pensare che gli attori siano due, in questo caso l'addetto, e poi, addetto, ah, sempre lui, scusate, si chiamava sempre addetto, però facciamo, scusate, facciamo, cambiamo caso, la segreteria, non chiamiamolo più addetto perché sennò è troppo generico, e poi abbiamo il nostro studente. Allora, l'attore primario è l'addetto della segreteria, in qualche modo l'attore, perché è lui che inizia l'attività. L'attore secondario è lo studente. Allora, qui abbiamo due scenari possibili, due modi possibili di descrivere la cosa. A seconda che lo studente intervenga in qualche modo direttamente sul sistema informativo oppure no. Se non interviene, così come succede nella realtà quando vi siete iscritti, voi siete lì fisicamente, parlate con l'addetto, ma non toccate niente, non schiacciate dei tasti, non infilate il badge da qualche parte, allora in quel caso è una relazione indiretta che si può schematizzare così. Cioè l'attore studente partecipa allo svolgimento del caso d'uso, ma interagendo con l'attore segreteria e non interagendo direttamente col sistema informativo. Quindi tu devi esserci perché altrimenti l'attore primario non può portare avanti l'attività. Ma dal punto di vista del sistema non sei visibile. È l'attore primario che dice al sistema, tra virgolette, che tu sei lì. Questo è un caso. L'altro caso però possiamo immaginare che quando voi vi siete registrati avete anche pagato le tasse.
Allora, ovviamente, siete andati in segreteria, c'era l'addetto che ha attivato la procedura di pagamento e a un certo punto voi avete inserito il PIN. Quindi in questo caso voi avete anche partecipato al pagamento. Allora, separiamo i due, maledizione, allora, sembra una cosa più chiara, fatemi fare un diagramma diverso. Qui riutilizzo gli stessi attori. E lo metto qua, così non confondiamo pagamento. Pagamento, sì, l'avevo già fatto di là. Quindi questo top. Allora, in questo caso abbiamo detto la segreteria ovviamente è l'attore primario per il pagamento e lo studente però gioca un ruolo secondario. Allora, in questo caso cosa possiamo fare per chiarirlo? Detto così, no? Il disegno fatto così sembrerebbe, anzi è, dello stesso tipo di questo disegno, in cui abbiamo due attori che indipendentemente possono attivare il caso. Invece no. Allora, quando vogliamo farlo, usiamo, così come ogni volta che si intende modificare un'interpretazione di un diagramma per renderla più precisa, più specifica, l'UML prevede, visto che a livello di diagramma generale non è che possono o potessero prevedere tutte le possibili varianti, utilizzare questi cosiddetti stereotipi. No? Per cui uno può aggiungere uno stereotipo ad ogni elemento. Ad esempio potremmo decidere di aggiungerlo alla relazione chiamandolo secondary, ad esempio. Cioè, questo studente partecipa al pagamento con una relazione come attore secondario e non come attore primario. Quindi questo è un modo di indicarlo, un modo possibile di indicarlo. Ovviamente questo attributo ha senso, no? Lo stereotipo è una sorta di, non è un nome, è un modificatore. Ne possiamo aggiungere quanti vogliamo, poi tra un attimo vedremo quali altri, no, di solito tendiamo ad aggiungere, che chiarisce qual è il tipo di relazione, più nello specifico rispetto a una generale relazione di tipo attore, attore di un caso d'uso. Quindi ciò su cui ci possiamo, diciamo così, allineare è che quando c'è una relazione normale diamo per scontato che rappresenti l'attore primario. Quando invece non si tratta di attore primario, lo indichiamo con uno stereotipo. A livello, diciamo, di diagramma, gli stereotipi sono indicati da questa doppia coppia di parentesi angolari, di segno minore, minore, maggiore, maggiore, che li delimitano. Così uno lo vede che è una modifica di quel tipo di relazione. È come disegnarla in colore verde e avere una nota del tipo guarda che le relazioni verdi sono per gli attori secondari. È un modo di rappresentarlo. Okay? È molto raro avere attori secondari, per fortuna. Per quello che accettiamo di gestirlo in questo modo un po' indiretto. Dicevo, l'attributo secondario è nella relazione e non è l'attore, perché non è una proprietà dello studente quello di essere attore secondario, perché è attore secondario in quel caso d'uso lì, ma magari in un altro caso d'uso sarà attore primario. Quindi io non devo appiccicare lo stereotipo allo studente, ma alla relazione. Sto pensando che un modo anche di chiarirlo meglio potrebbe essere questo. Cioè, in questo caso d'uso pagamento, io potrei anche dire che a un certo punto include, inserisci PIN, visto che abbiamo appena visto l'include, e all'inserisci PIN partecipa lo studente.
Quello di destra è analogo al primo, quindi anziché indicare questo, indichiamo questo, che dice guarda, l'attore primario della segreteria è quello del pagamento. Un passaggio, l'inserimento del PIN, che in realtà lo deve fare un altro attore. Qui in questo caso è chiaro che sia, possiamo anche qua indicare secondario come stereotipo, ma è chiaro perché si tratta di un intervento in un caso d'uso incluso. Dipende quanto vogliamo essere precisi su qual è il ruolo dello studente all'interno di quel caso d'uso. Come sempre è un'attività di descrizione la modellazione, quindi più uno vuole essere preciso più aggiunge dettagli. Ma per fortuna questi sono casi, diciamo così, abbastanza rari, quelli in cui si debba avere dei casi d'uso multiattore. E questo per quanto riguarda l'inclusione. Sulla generalizzazione abbiamo già parlato. Ecco, per quanto riguarda l'estensione, ci ritorniamo perché giustamente mi avete fatto notare che c'era un'incongruenza nelle slide, allora siamo andati a verificare, adesso l'abbiamo sistemata. E di fatto alla fine era giusto tutto tranne che questa frase. Nel senso che questa figura in cui hai un'attività aggiuntiva che può estendere un'attività già esistente ha la freccia sull'extend che va dall'attività aggiuntiva verso l'attività esistente. E quindi, se non sbaglio qua, se ho preso la versione giusta, qui l'abbiamo corretto. Una freccia che va dal caso d'uso B al caso d'uso A significa che A può essere aumentato dal comportamento di B. Quindi B estende A, nel senso che posso fare A oppure posso fare A più B. La freccia va da chi estende verso chi viene esteso, dall'estensione verso l'esteso, verso il principale. Quindi va al contrario dell'include. L'include parte dal principale e punta verso i casi inclusi, invece l'extend parte dalle estensioni e puntano verso il caso principale. È solo una questione di orientamento della freccia. Questo extension point indicato qua sta ad indicare sotto quale condizioni o in quale evento, in quale momento l'estensione entra in gioco. Ad esempio, nell'esempio che c'è qua sotto, dice guarda che l'estensione di riordinare nuovi prodotti, quindi prenotarli in certo senso, avviene se durante il processo di compilazione di un ordine ci accorgiamo che non c'è disponibilità a magazzino. Allora, quello è il motivo, la condizione per cui si verifica l'estensione, per cui il caso d'uso deve essere esteso da un altro caso d'uso. Chi ha progettato il sistema poteva decidere, guarda che quando vuoi fare un ordine e non hai disponibilità a magazzino, non riesci, punto, l'ordine non viene fatto, punto. Invece chi ha progettato questo sistema ha pensato, beh, in quel caso lì ti faccio fare due passaggi in più, un'estensione, che potresti comunque attivare indipendentemente, perché potresti decidere comunque di riordinare per, diciamo così, aumentare le scorte del magazzino anche se non sei proprio a zero. Ma questa funzionalità te la metto a disposizione proprio nel momento in cui stai ordinando qualcosa e sei a zero, allora ne approfitti per riordinarlo subito. E qui dico la condizione per cui l'estensione vale, può essere una condizione che arriva dal sistema, come questa, out of stock, oppure una condizione che arriva dall'utente. L'utente a quel punto può decidere di, come l'esempio che facevamo la volta scorsa tra ricerca prodotto e acquista prodotto. Il sistema potrebbe aver finito lì, ma l'utente, riusciamo a guidarlo in qualche modo a estendere il proprio obiettivo. Sì, prego.
bisogna mettere l'input all'estensione. Io non ho usato l'extend l'altro qua. Ah no, ho usato solo l'include. L'extend lo potrei fare così, eventualmente. Se la vogliamo usare, potrei pensare che nel momento in cui ti vai a iscrivere, puoi iscriverti e basta, oppure già che sei lì puoi anche pagare. Altrimenti invece vai a pagare la posta e devi portare il bollettino. Quindi la funzionalità di pagamento può essere concatenata all'attività di iscrizione, di registrazione, oppure no. Allora, in questo caso la presenterei così. Pagamento, che è un'attività che posso fare indipendentemente, posso andare lì per pagare, punto. Che è questo caso. Vado per pagare. Oppure posso essere andato lì per iscrivermi, e poi mentre sono lì mi convincono, oppure per evitare la coda, oppure più comodo, più veloce, e allora decido anche di pagare. Ricordiamoci che noi facciamo tanti diagrammi distinti, ma in realtà logicamente si sommano tutti questi diagrammi. Cioè io, il fatto che io abbia indicato qua un caso d'uso pagamento e non ho indicato gli attori, ma nella pagina successiva ho indicato lo stesso caso d'uso pagamento con gli attori specificati, il caso d'uso è lo stesso. Solo che per ragioni di disegno non volevo mettere tutto nello stesso diagramma, se no non si capiva più nulla. Allora qui ho fatto riferimento a un caso d'uso usato come estensione dell'altro. E qui ho fatto riferimento allo stesso caso d'uso che può essere usato, in cui specifico meglio chi sono gli attori che lo usano. Ok, quindi dovete immaginarvi tutti questi diagrammi che si sommano sempre uno con l'altro. È solo una questione di ordine di disegno il fatto che li separiamo in vari pezzettini. Ma quando un caso ha un certo nome è sempre lui. Ripetuto più volte è sempre lui. Infatti vedete che Asher si arrabbia sempre quando cerchi di creare uno nuovo che abbia lo stesso nome. Devi andare proprio esplicitamente a riprendere quello che già avevi. Solo che ovviamente se mettessimo tutto insieme sarebbe troppo disordinato. Ok, questo è il linguaggio. Questo linguaggio lo possiamo usare per descrivere casi d'uso a livelli di dettaglio diversi. E noi ci concentriamo su tre di questi livelli di dettaglio, che sono indicati qua. Il livello summary, il livello user goal e un livello che si chiama subfunction. Adesso qua, a modo di metafora, ha detto il livello summary, il livello che vedi da 10 mm di altezza, il livello user goal è il livello al livello del mare, invece il livello subfunction è il livello sott'acqua, inteso come proprio livello di dettaglio a cui vedo le informazioni. Cosa intendiamo? Beh, intendiamo accompagnare ovviamente la specifica nelle fasi di raffinamento e dettagli successivi che ovviamente accadono quando si va avanti con la progettazione. Quindi si parte su un caso d'uso ampio, che ne so, gestione ordini, oppure iscrizione studenti, o gestione esami, in cui racconto che c'è una certa funzionalità, che però non è atomica, non è individuale, è una funzionalità che so già che sarà poi a sua volta scomposta in tante sottofunzionalità più specifiche, ma alla quale però posso già associare un obiettivo. Adesso l'attore va nella gestione ordini per aggiornare, verificare e controllare. È un obiettivo. Dopodiché questo obiettivo di alto livello potrà poi essere spezzato in tanti sotto-obiettivi che sono
i casi d'uso di livello utente, che sono inserisci nuovo ordine, cancella, verifica, stampa, eccetera, che sono appunto casi d'uso più dettagliati a livello utente rispetto a un ambito, a un insieme, a un gruppo di casi d'uso che rappresenta una macro funzionalità del sistema. Quindi in certo senso questi casi d'uso a livello summary è un po' come se fossero l'indice, no? L'indice di tutti i casi d'uso. E come posso descriverli? Ebbene, li descriverò ad alto livello. Non potrò andare a dettagliare tutti gli specifici passi. Ad esempio qua parla di un caso d'uso a livello summary che si intitola gestisci i fondi di un certo conto corrente bancario, e se vado a vedere che poi questi pallini qua, questi bullet, li studieremo tra un attimo quali devono essere, ma per ora è solo un'idea del, vogliamo solo un attimo ragionare sull'idea del livello di dettaglio a cui ci poniamo. A un certo punto dice, guarda, il passo 2, cioè il fatto che il cliente faccia qualcosa, perform tasks, faccia qualcosa sul proprio conto, viene ripetuto tante volte a seconda di quando vuole il cliente. Un po' vuota come descrizione, no? Di fatto non dice nulla, che, nulla di più che non dire il cliente può fare una serie di operazioni sul proprio conto. Quali sono queste operazioni che lui può fare? Ebbene, le descrivo invece nei casi d'uso di livello utente. Infatti, molte volte, anziché questa descrizione per passi di che cosa succede, di come si svolge l'interazione, si tende a descrivere semplicemente quello che si chiama un brief, cioè un piccolo sommario di 2 o 3 righe di ciò che succede. Invece, i veri casi d'uso, quelli su cui abbiamo ragionato finora, sono quelli che noi chiamiamo qua casi d'uso di livello user goal, dove effettivamente abbiamo una persona che gioca il ruolo di attore primario e svolge un compito specifico di cui possiamo identificare per bene l'inizio e la fine, la terminazione, il soddisfacimento del bisogno, del desiderio. E quindi in questo caso un caso d'uso di livello user goal può essere, ad esempio, depositare del denaro al bancomat o a sportello, questo qua cos'è? A sportello, perché parla al teller, quindi parla all'impiegato. E in questo caso descrive quali sono i passi che l'utente deve fare col sistema. È un caso d'uso specifico che rientra nel caso d'uso più ampio, gestione del conto corrente. Allora, noi come li distinguiamo a livello grafico? Allora, per evitare confusione, noi, non è una legge, ma ci diamo la regola di non mescolare mai nello stesso diagramma dei casi d'uso a livello summary e dei casi d'uso a livello user goal, perché altrimenti non si capisce. Quindi, per descrivere l'esempio che c'è sulle slide, fatemi salvare sta roba qua. Per rappresentare l'esempio che c'è sulle slide, io potrei avere uno use case a livello summary, no? Lo chiamo magari summary level, dove ho il cliente, ho il caso d'uso gestisci conto. Così come potrà avere altri casi d'uso che sono apri un nuovo conto, che può essere, che ne so, gestisci mutui o altre cose. Sono
cose di livello abbastanza elevato. No, apri conto, non mi piace, è un po' troppo specifico. Mi accorgo che sto parlando di un caso d'uso a livello summary, anche perché fatico a trovare dei verbi specifici e mi viene sempre da usare gestisci, fai, perché in realtà lì dentro sto comprendendo varie operazioni. Ecco, come lo evidenzio? Lo posso evidenziare ancora una volta aggiungendo uno stereotipo, chiamiamolo summary. Stiamo dicendo, ok, il cliente, che è l'attore, l'attore non può essere di livello summary o di livello alto, è l'attore basta, può avere accesso a vari casi d'uso che per ora sono descritti solamente a livello di macro argomento, di macro attività. E quindi li etichetto con lo stereotipo summary. Allora, in un diagramma che contiene dei summary vogliamo vedere, per evitare confusione, solamente summary. Poi questo gestisci conto corrente a sua volta dovrà essere dettagliato a livello delle singole azioni dell'utente. Allora, questo come lo facciamo? Lo facciamo creando un altro diagramma che si intitola così, gestisci conto corrente, e che abbia tutte le funzionalità a livello utente che sono in qualche modo nascoste dentro quella macro funzionalità. Quindi di fatto creo un nuovo diagramma dei casi d'uso, lo chiamo gestisci conto corrente, posso anche scriverlo qua se non sbaglio, se... ah c'è già, ok, quando faccio salva... Scusatemi, allora dovrebbe farmelo vedere, un problema di visualizzazione, perché dovrebbe scrivere qua a fianco il nome, vedete che se ci clicco sopra me lo fa vedere, ma poi quando esco lo fa sparire. Vai, bravo. No. Vabbè. È un problema di visualizzazione, vuol dire che qua, normalmente qua nell'angolino, non l'avevo mai detto, nell'angolino di questi diagrammi ci sta sempre una sigla che è fissa che indica il tipo di diagramma. UC sta il diagramma di casi d'uso, AC è il diagramma di attività e così via. E a fianco c'è il nome del diagramma, che per qualche motivo me lo fa vedere se ci clicco sopra, ma me lo collassa in modo indegno. Ma è solo un problema grafico. Quindi qui dovrei vedere scritto gestisci conto corrente, use case, gestisci conto corrente, che è un caso d'uso a livello user, in cui lo stesso attore, quindi cliente, fermo lì, a questo punto specifico che cosa farà nella gestione del conto corrente. Quindi può essere visualizzare il saldo, oppure quello che c'è sulle slide, fare un versamento, fare un bonifico, eccetera. E questi sono tutti i casi d'uso a livello user goal. Noi per convenzione nostra potremmo indicare lo stereotipo con scritto user o user goal, ma mettiamoci d'accordo che per default, se non indichiamo nulla, è il livello user goal, che è poi quello più dettagliato. Il motivo per cui non si possono mettere nello stesso diagramma casi d'uso a livello summary e a livello user goal è che poi non si capisce qual è la relazione tra questi due, no? Allora è meglio tenerli separati e facciamo il collegamento per nome in un certo senso. Questo, un po' come facevamo con le attività complesse negli activity diagram, solo che lì era già supportato dal tool, per cui facevo l'attività complessa, facevo doppio clic e mi creavo un altro diagramma con quel nome. Qui non è supportata la gerarchia di nascita dei casi d'uso e quindi ci arrangiamo a mano con gli stereotipi
tanto li hanno inventati per quelli, non è meglio gli stereotipi, per poter estendere, secondo le tue necessità, quello che è un formalismo di base. Nelle activity diagram c'è già la notazione predefinita dell'attività composta, e negli use case non c'è. E allora la definiamo noi. Quindi questi sono i due livelli principali. Il livello user goal è effettivamente quello che descrive la singola operazione che può fare l'utente, mentre il livello summary di solito rappresenta una famiglia di operazioni correlate, che poi vanno specificate. A questo punto, nel livello user goal, posso effettivamente dettagliare passo per passo che cosa viene fatto, ed eventualmente delle estensioni o delle eccezioni a quanto viene fatto. Su questa parte tralascio perché la vediamo con più calma dopo. Esiste un terzo livello che avevamo chiamato livello sottofunzione. Qualora sia necessario entrare più in dettaglio su come viene realizzata una certa funzione. Quindi i casi d'uso a livello subfunction tendenzialmente sono dei dettagli o dei passaggi, spesso inclusi, all'interno di un caso d'uso a livello user goal, e specificano meglio alcune sottofunzioni, lo dice il nome, dello user goal stesso, che vogliamo però mettere in evidenza perché magari hanno delle particolarità, hanno delle difficoltà, sono dei punti chiave, eccetera, eccetera. Allora, in quel caso, quello che possiamo fare, qui c'è un esempio che parlava del passo di identificazione del cliente nel momento in cui deve fare un versamento automatico al bancomat. Per cui c'è una prima fase che è quella di inserire la tessera, verificare il PIN e cose di questo genere, e validare poi questo PIN rispetto al sistema remoto. Quindi vuol dire che quando io decido di fare un versamento e dovrò farlo fisicamente al bancomat, mentre fare un bonifico in realtà sul bancomat non lo posso fare, devo farlo da casa o online. Fare un versamento a un certo punto coinvolge la verifica dell'identità dell'utente. Vediamo se più specifici, con carta e PIN. Cioè lui deve avere fisicamente in mano la sua carta e deve conoscere il suo PIN. Questo di per sé, lo riconosciamo, non è un caso d'uso indipendente, nel senso che non corrisponde a un obiettivo specifico dell'utente, ma è ovviamente un passo, una sottofunzione importante del fare il versamento. Quindi noi abbiamo già imparato che lo possiamo rappresentare attraverso un'inclusione, e per essere più precisi specifichiamo che questo, possiamo specificare che questo in realtà è solamente una sottofunzione richiamata da quello. Lo possiamo fare aggiungendo una subfunction come stereotipo a questo caso d'uso. E ci accorgiamo anche che magari per visualizzare il saldo vale la stessa cosa. Quindi se io per visualizzare il saldo intendo visualizzare il saldo al bancomat, alla macchinetta, allora ovviamente anche lì dovrò prima autenticarmi, passare la stessa trafila e poi solo dopo potrò effettivamente vedere quanto vale il mio saldo e il mio conto corrente. Non voglio arrivare a dire che tutte le volte che c'è un include in realtà sto includendo una subfunction, e tutte le volte che una subfunction deve essere legata con un include. Non l'ho detto, però ci avviciniamo, no? A livello di livelli concettuali, livelli di dettaglio. Una subfunction è più quasi un obiettivo del sistema che non dell'utente, no? Servono per esplicitare alcuni passaggi importanti, particolari,
che non siano riassumibili in un punto, perché sono a loro volta articolati, complessi, hanno delle problematiche, hanno delle eccezioni al loro interno, o quello che volete. Quindi abbiamo questi due livelli di use case diagram. Ogni volta che ci apprestiamo a fare un diagramma di casi d'uso, chiediamoci sempre, siamo a livello summary, e quindi avremo tanti casi generici, o siamo a livello user goal, e quindi user goal possono convivere tranquillamente casi d'uso primari, casi d'uso a livello di sottofunzione, proprio perché li riconosciamo sia dallo stereotipo, sia dal fatto che sono inclusi, sia dal fatto che non coinvolgono direttamente un obiettivo dell'attore. E quindi avremo i diagrammi di casi d'uso a livello user goal più sub-function messi insieme. E di fatto, mentre invece tutta questa parte non è altro che l'esplosione, il dettaglio superiore rispetto al singolo caso d'uso a livello summary che avevamo chiamato gestisci conto corrente. Quindi è come se aprendo questo vedessimo tutto questo. Questa è un po' la chiave di lettura che vogliamo dare, no? Quindi quando in laboratorio, all'esame, vedrete che si faccia il diagramma dei casi d'uso a livello summary oppure a livello user goal, a livello summary è molto più semplice ovviamente, con il livello user goal, comprende queste cose e in qualche modo presuppone che ci sia un summary più alto che li lega insieme o li divide per macro funzionalità, per area. Ok. Questo è, grosso modo, se vogliamo, sono le puntualizzazioni e qualche dettaglio in più, no, su come intendiamo usare questi diagrammi. Adesso veniamo alla seconda metà, no? Vi dicevo, noi abbiamo due cose da mettere insieme, una rappresentazione grafica e una rappresentazione sotto forma di testo strutturato del singolo caso d'uso. Allora, anche qua, come testo strutturato uno se lo potrebbe inventare. Noi abbiamo deciso in qualche modo di copiare o di affidarci a un tipo di rappresentazione, un po' semplificandola per i nostri scopi, che è stata proposta dai ricercatori svizzeri, questi signori qua, lavoravano a Losanna quando l'hanno proposta parecchi anni fa. E ci sono dei link che non so se funzionano ancora, perché non tutti sono passati alcuni anni, ma c'era, dovrebbe esserci. Penso ci sia ancora, spero di aver lasciato il link sul sito del corso a una presentazione in PDF che rappresenta questo modello che loro hanno chiamato SWID, che è una struttura possibile per descrivere, sotto forma di testo strutturato, un caso d'uso. Quindi noi con un pochino di semplificazioni ci affidiamo a quella. Se volete vedere i dettagli in più, vedrete che molte cose noi le abbiamo riprese pari pari dalle loro slide, ma potete andare direttamente. Possiamo anche andare insieme quando abbiamo dei dubbi, no? Innanzitutto andiamo a vedere come l'hanno risolto loro, quindi prima di inventarci una soluzione nostra, andiamo a copiare quello che è stato proposto. Com'è questo nostro modello? Beh, di fatto è una tabella di una colonna sola, ci chiamiamo la tabella se vogliamo. Quindi una cosa molto semplice, una serie di voci, una serie di campi fissi, ciascuno dei quali ha un significato che condividiamo insieme adesso, e a un certo punto, quando si parlerà della parte operativa, esecutiva, quindi sì, degli effettivi passaggi attraverso cui l'utente dovrà agire, avremo una descrizione con dei punti numerati, con dei passaggi numerati. Questa è la struttura che abbiamo. Allora, quali sono i campi che vogliamo vedere in questa struttura? Quindi immaginate di avere il vostro diagramma di casi d'uso, ne prendiamo uno, che ne so, fai un bonifico, perché poverino non abbiamo ancora parlato di lui e si sente triste, e diciamo ok, adesso fai il bonifico come è fatto. Descriviamo il caso d'uso nello specifico. Allora, il nostro template ci dice, guarda, tu devi indicare una certa serie di campi. Il primo campo è il caso d'uso.
Allora io apro Word o blocco note o quello che volete e comincio a scrivere. Caso d'uso, come si chiama caso d'uso? Si chiama, il nostro si chiama file un bonifico. Quindi il primo campo l'ho risolto, era facile. Quindi ogni scheda di descrizione di un caso d'uso inizia col nome del caso d'uso stesso. Che se non siamo mentalmente dissociati, sarà lo stesso nome che abbiamo messo nell'ovale del diagramma di casi d'uso. Scope. Lo scope è l'ambito del sistema che stiamo descrivendo. Se vedessimo il sistema come un insieme di scatole nere, qual è la scatola nera che mi fornisce questa interazione? Allora, nel caso dell'online banking, scusate, del caso d'uso fai un bonifico, sarà il sistema di online banking. In particolare, magari quella della gestione del conto corrente. Perché l'online banking hai la gestione del conto, la gestione dei titoli, la gestione, che ne so io, dei mutui, dei prestiti, quello che vuoi, degli investimenti. Quindi lo scope sarà qualcosa del tipo conto online, barra gestione conto corrente. Mettiamo banca online. Qui me lo sono inventato. In realtà questi elementi dovrebbero far parte, dovrebbero essere presi dalla descrizione dell'architettura del sistema. No, ricordate che nel documento dei requisiti a un certo punto avevamo un capitoletto che si chiamava System Architecture, in cui dovevamo delineare, o dovranno delineare chi lo farà, la struttura a blocchi del sistema. Di quali blocchi fisici e quali blocchi funzionali è composto. Ecco, qui sto appiccicando questo caso d'uso a un particolare blocco funzionale, logico, architetturale. L'ambito. Ingrandisco un po' il font. Quindi l'ambito all'interno del quale questo caso d'uso ricade. L'ho ipotizzato che la mia architettura del sistema fosse scritta a due livelli, no? Magari banca online, il primo livello potrebbe essere banca online, bancomat, sportello, e poi all'interno di ciascuno di questi primi livelli, che sono fisicamente anche distinti a livello architetturale, un conto è il bancomat, il sistema che lo supporta, un conto è il portale online, che è tutto ciò che lo supporta, che poi a loro volta sono divisi in sezioni. Quindi in qualche modo devo descrivere qual è la componente del sistema che sto considerando e che ovviamente interagirà con l'utente, perché noi avevamo detto, ah, qui in caso d'uso è il caso d'uso in cui l'attore interagisce col sistema. Sistema, va bene, ma quale parte del sistema? E qui lo stiamo dicendo nello scopo. Livello, il livello di descrizione. Allora, se stiamo descrivendo il caso d'uso fai un bonifico, quello faceva parte di un diagramma di casi d'uso a livello user goal. Quindi qui possiamo indicare che il livello è lo user goal. Questa anche era facile come il titolo. E abbiamo fornito i dati anagrafici del nostro caso d'uso. Scusate. Poi cominciamo a dire che cosa fa. Allora, forse non dico la più difficile, ma la più importante è questo campo che viene chiamato qua Intention in Context. Comincio a scriverlo, poi ci ragioniamo. Intention in Context. Cosa vuol dire? Vuol dire qual è l'intenzione dell'attore primario. Cosa vuole ottenere? Qual è l'obiettivo che si è dato? E eventualmente specificare anche il contesto, il perché, a cosa gli serve. E in qualche modo
un riassunto, torno indietro di parecchie slide, quando dicevamo questo. In quanto attore voglio fare qualche cosa in modo da ottenere un certo risultato. Questa è l'intenzione, intention in context. No? Cosa voglio fare e perché? E qual è il motivo, qual è il contesto in cui mi muovo? Perché magari lo stesso risultato in contesti diversi, in momenti diversi, si svolge in modo diverso, cioè il sistema mi supporta in modo diverso. Allora, l'intenzione nel contesto è che l'utente desidera caricare nel sistema l'ordine di un bonifico per trasferire fondi su un altro conto corrente. Cosa voglio fare e perché? Questo ovviamente è agganciato all'altro campo primary actor, che in questo caso è il cliente. Anzi, ho sbagliato la riga sopra perché anziché dire genericamente l'utente, potrei essere anche più specifico e dire il cliente. Quale utente? Quello che ho chiamato cliente come attore. Come sempre qua vale la regola del glossario, che è un termine una volta usato, cerchiamo di usarlo sempre coerentemente e non usare sinonimi. Infatti questi due campi vanno di pari passo, l'attore primario e l'intenzione di chi? Dell'attore primario nell'attivazione del caso d'uso. Mi verrebbe quasi da mettere primary actor subito prima anziché subito dopo all'intention in context, ma l'ordine è abbastanza irrilevante, qui copiamo l'ordine che hanno proposto gli svizzeri. Ok? Fin qui diciamo che non abbiamo aggiunto moltissimo rispetto al diagramma del caso d'uso, perché l'attore, il livello, il nome ce l'avevamo già, l'intenzione però l'abbiamo esplicitata. È una cosa che noi avevamo comunque in mente quando abbiamo fatto il caso d'uso, ma adesso spieghiamo meglio. Cominciamo a definirlo, l'obiettivo. Ok, quali sono gli altri dettagli che dobbiamo fornire a questo punto? Allora, ricordiamo che nei casi d'uso ci sono gli attori, cioè sono le persone che interagiscono direttamente col sistema, ma ci sono anche gli stakeholder. Cioè, stakeholder sono altre persone che possono avere un interesse nel fatto che il caso d'uso si concluda con successo. Allora, nel momento in cui ti dico tu sei uno stakeholder perché hai un interesse, dimmi qual è il tuo interesse. E in questo campo, l'asterisco significa che è un campo opzionale, perché se non ci sono altri stakeholder rispetto all'attore stesso, possiamo anche non metterlo. Se ci fossero altri stakeholder, invece, andiamo a spiegare, no, qual è il loro interesse. Dite, ma che me frega? Tanto l'importante è che la cosa venga fatta. No? Dal punto di vista funzionale, l'importante è che il bonifico venga fatto, che l'attore che l'ha richiesto sia soddisfatto. Questo è vero dal punto di vista funzionale, ma dal punto di vista gestionale, strategico, non basta. Se io svolgo certe funzioni, perché poi alla fine dell'anno dovrò andare a vedere quali costi hanno avuto complessivamente, quali risultati, quale efficienza, e quindi mi vado a porre degli obiettivi, degli interessi, che non sono solamente il fatto che l'utente sia riuscito a completare il proprio compito, ma che in generale quel servizio abbia funzionato bene, sia economico, sia efficace, eccetera, eccetera. Quindi ci sono altri interessi rispetto, no, più strategici, se vogliamo, più gestionali, rispetto alla singola operatività. Quindi nel nostro caso cosa potremmo avere? Potremmo avere uno stakeholder, chi possono essere gli stakeholder di questo? Beh, uno mi viene in mente subito che è il destinatario del bonifico.
e l'altro può essere la banca stessa. E allora qual è l'interesse del destinatario del bonifico? È ricevere tempestivamente i fondi e in modo affidabile, posso aggiungere? Una cosa totalmente stupida con i sistemi bancari che abbiamo adesso è che se io faccio un bonifico a te, entrambi ovviamente abbiamo un conto con accesso online, eccetera, eccetera, la tua banca non possa mandarti una mail del tipo tizio ha inserito un bonifico. Cioè quando io faccio l'IBAN, le banche si parlano e il cliente non viene informato. Deve andarti a vedere stato corto. Questa è una cosa in cui chi mi fa dire che chi ha pensato a quelle funzionalità, ma in generale ai vari sistemi, non ho ancora trovato nessuno che avesse questa funzionalità, hanno pensato più allo stakeholder emettitore, banca e cliente, che non allo stakeholder ricevitore. Ma non manco pensato che esistesse. La funzionalità di ricevere un bonifico non c'è, non è gestita. Se ci penso mi sembra stupido, però è così. E la banca ovviamente è quella di gestire correttamente ampi volumi di bonifici. Cioè, correttamente, nel senso che poi non ci sia il signore che poi ha sbagliato, il giorno dopo ti telefona lo fa annullare, oppure ci sono delle contestazioni, ha sbagliato a scrivere la cifra, ha sbagliato a scrivere l'IBAN e la banca non ha controllato, eccetera, eccetera. Ampi volumi di bonifici senza, di fatto a costo zero, nel senso senza intervento umano. Questi potrebbero essere, chiaro che bisogna fare un ragionamento più ampio per poter definire bene gli stakeholder e i loro interessi, ma in questo esempietto qua possiamo partire da questi. Sembrano un punto di partenza ragionevole. Come dicevo, questo è un campo che possiamo considerare opzionale. Poi un altro campo, precondizione. Una precondizione cos'è? È una condizione che deve essere vera o verificata, valida, nel momento in cui il caso d'uso inizia. Altrimenti il caso d'uso non può iniziare. Questo ci serve in due modi. Ci serve come guardia logica, come verifica, come controllo. Cioè, se per caso l'utente cerca di attivare quel caso d'uso in un contesto in cui quella condizione non è vera, allora il sistema non glielo deve lasciar fare. Spiacente, non è possibile. Da un lato, quindi un blocco all'ingresso. Ma mi può servire anche una volta che ho superato il blocco all'ingresso. Se sono dentro, il sistema è sicuro che le condizioni per entrare siano verificate. E quindi non deve più andarle a ricontrollare n volte. Se tu hai un buon sistema di ingresso, quando vai in un locale ti fanno entrare solo se sei bello, ben pettinato e amico degli amici, allora puoi entrare. Quando sei dentro non c'è più nessuno che va a dirti chi sei tu, perché sei entrato. E quindi le condizioni che dovevi avere, qualunque esse fossero, per entrare, il fatto stesso che tu sia dentro dimostra che le avevi. E quindi posso usare, dentro il caso d'uso, posso usare le precondizioni come un'assunzione. Do per scontato che sia così, che siano vere. Perché se non fosse vero non avrei neanche fatto entrare e il caso d'uso non sarebbe neppure partito.
Ok? Quindi visto da fuori è un blocco all'ingresso, la precondizione, visto da dentro è un'assunzione che posso fare sulle condizioni che avevo. E quindi in qualche modo mi permette di evitare di dover immaginare o gestire dei casi anomali. Condizioni o fatti che devono già essere veri quando il caso d'uso inizia, ok? Altrimenti il caso d'uso non può iniziare. Devono già essere veri prima, vuol dire che in qualche modo non possono essere conseguenza delle azioni che fa l'utente in questo caso d'uso qua. Eventualmente possono essere conseguenza delle azioni che ha fatto nei casi d'uso precedenti, anche 6 mesi fa, o che qualcun altro ha fatto. È uno stato del sistema. Quindi, precondizioni possono essere, che ne so, il cliente ha un conto aperto e attivo, punto e virgola. La disponibilità del conto sul conto è positiva. Ci sono dei soldi effettivamente da bonificare, se no, caro mio, eccetera, no? Cosa può esserci per poter fare il bonifico? Non posso scrivere, occhio, il cliente conosce l'IBAN destinatario. Perché se vogliamo, è ovvio che se lui non sa chi fare il bonifico poi non riuscirà a farlo. Ma non è una condizione che il sistema può verificare all'inizio. Come faccio a sapere se l'utente sa l'IBAN? Guarda che io sospetto che tu non lo sappia, quindi non ti faccio entrare. È una cosa che scoprirò man mano. Quello sarà un blocco, cioè se non lo sa a un certo punto non puoi andare avanti, ma sarà un caso di fallimento del caso d'uso. Non un caso di mancata attivazione nel caso d'uso. No. Precondizioni. Condizioni che valuto prima sulla base dell'informazione che il sistema informativo già possiede. Nelle precondizioni ce ne sono alcune che noi, per non complicarci la vita, possiamo lasciare sempre sottintese. Cioè non scrivere. La prima che dovrebbe esserci sempre è che l'utente abbia fatto il login di solito. Deve essere autenticato, riconosciuto dal sistema, avere la password valida, eccetera, eccetera. Allora questo in qualche modo noi lo lasciamo sottinteso dal fatto che l'attore che fa questo caso d'uso, io l'ho chiamato cliente. Allora, se ti chiamo cliente e non chi che sia, è perché so che sei cliente, perché so chi sei, e quindi mi hai dato le informazioni affinché io possa sapere chi tu sei. Quindi è vero che da qualche parte tu dovrai aver fatto il login, non dentro questo caso d'uso, magari l'hai fatto prima, perché dentro in mezzo hai fatto altre 8 funzioni. Allora, noi mettiamoci d'accordo e lasciamolo sottinteso, così non stiamo a scriverlo ogni volta, che ogni volta che un attore è identificato, ovviamente una delle precondizioni, ma precondizione per essere quell'attore lì, addirittura mi verrebbe da dire, e quindi per accedere a tutti i casi d'uso a cui quell'attore può accedere, è che abbia completato la sua parte di autenticazione. Ok? Quindi noi lasceremo sempre sottinteso, non stiamo a scriverlo, login barra autenticazione e simili. Ok? Ci sarà, ma in qualche senso lo incorporiamo dentro il fatto che tu ti identifichi come quell'attore. E quindi in qualche modo una fase precedente di riconoscimento ci deve essere stata. C'è poi un'altra tipologia di precondizioni che possiamo dare per sottintese, che sono quelle legate al processo. Pensate all'activity diagram. A un certo punto l'activity diagram, tu arrivi, quel tuo token arriva a fare certe cose solo dopo che ne hai fatte altre.
Quindi in un certo senso averne fatte altre, cioè le attività precedenti a quella in cui sei ora e di cui stai descrivendo il caso d'uso, sono precondizione. Perché se non hai fatto i passaggi prima, se non ti sei iscritto alla gara, non puoi andare ad arrivare alla partenza. Quindi quella è una vera precondizione. L'abbiamo già descritta a livello di processo. Possiamo decidere di ripeterla qua, oppure lasciarla sottintesa perché tanto è già descritta di là. Sono di solito condizioni del tipo devo aver fatto questo prima, devo aver fatto questa determinata cosa prima. E il prima dopo ovviamente è un'informazione che è più corretto descrivere a livello di processo che non a livello di caso d'uso. Perché i casi d'uso sono tutti lì, allo stesso livello, non c'è un prima e un dopo. Quindi le altre precondizioni sottintese sono le azioni precedenti, virgola, dedotte dagli activity diagram. Quindi se una dipendenza c'è già nell'activity diagram, non posso fare questo, adesso nel caso del bonifico non ce n'è, oltre al login, una volta che ho fatto il login posso già subito farlo. Ma in altri casi, no? Potrebbe esserci che quel caso d'uso è raggiungibile solo dopo che ho completato altre azioni. Ma questo l'ho descritto nell'activity diagram, posso anche lasciarlo sottinteso, oh, qui non c'è scritto vietato, c'è scritto che lo posso lasciare sottinteso perché tanto è già esplicito da un'altra parte. Per semplicità nostra, per ridurre il tempo, per evitare di duplicare informazioni. Sono sottintese ma sono valide, quindi effettivamente se non sono verificate l'utente lì non entra, e se è entrato sono sicuro che sono valide, per cui dentro poi lo svolgimento del mio caso d'uso sono sicuro che il cliente ha un conto aperto e è un saldo attivo e non passivo, non devo verificarlo, a un certo punto non ci sarà più un passo che dice se l'utente ha saldo negativo lo sbatto fuori, perché era già una condizione d'ingresso. Ok? Poi finalmente, non ancora finalmente, poi possono esserci dei ragionamenti, questo era su che cosa era valido prima del caso d'uso, adesso possiamo descrivere che cos'è sarà valido dopo il caso d'uso stesso. Qui parla di garanzie minime e garanzie di successo. Sono entrambi opzionali, dipende ovviamente da quanto è critico il caso d'uso. Le garanzie minime sono delle informazioni su cose che sono sempre vere, e qui parla di interessi degli stakeholder che sono protetti, in qualunque caso. Che il caso d'uso finisca bene, che finisca male, che finisca con un'eccezione, che finisca con un'anomalia, con un errore, questo sarà sempre vero. Ad esempio, una garanzia minima è il fatto che il bonifico o avviene o non avviene. Non è che tolgono i soldi a me e non li danno a te. O viceversa, non li tolgono a me e li danno a te. Chiaramente ci sono i due stakeholder, utente e banca, che uno vorrebbe l'uno e l'altro vorrebbe l'altro di questi due casi, ma non devono succedere. Quindi anche in caso di anomalie, l'utente stacca il computer prima, gli esplode in mano. Ci sono delle, possiamo chiamarle post-condizioni, anziché precondizioni, qui le chiama garanzie, delle cose che saranno certamente vere al termine del caso d'uso, comunque vada. E poi un sottoinsieme di queste sono vere nel caso in cui il caso d'uso abbia successo, ossia l'attore riesca a raggiungere il proprio obiettivo, che sono le garanzie in caso di successo. La garanzia in caso di successo nel caso del bonifico è che è stato decrementato
una certa ammontare dal mio conto corrente è stato incrementato da un ammontare uguale al netto di eventuali commissioni sul conto corrente del destinatario. Questa frase ovviamente la posso dire solo se il bonifico avviene con successo, non se si interrompe a metà perché ho sbagliato l'IBAN o perché non so l'indirizzo o altro. Quindi garanzie minime sono ciò che sono sicuro succederà o non succederà, cioè cose brutte che non succedono, in qualunque caso, sia che il caso d'uso vada a buon fine che non vada a buon fine. Mentre invece la garanzia di successo, o in italiano le tradurrei meglio garanzie in caso di successo, è ciò che succede quando il caso d'uso arriva a termine positivamente. Quindi io, in questo caso, direi che le garanzie di successo sono che il conto corrente del cliente è stato ridotto dell'ammontare specificato, mentre il conto corrente del destinatario è stato aumentato dello stesso ammontare, salvo le commissioni. Mentre invece ho le garanzie minime che dicono che il saldo economico, il saldo totale non varia. E se l'operazione non ha successo, il cliente avrà un saldo invariato. Cioè, il saldo totale dei conti non varia, vuol dire che i soldi che c'erano prima tra me e te, la somma è uguale, quindi non si sono persi o creati soldi nulla. E se l'operazione non ha successo per qualche motivo, non viene penalizzato il cliente. Ah, 5 euro di multa perché non ti ricordavi l'IBAN, no? Quindi sto ritagliando sempre più, sempre con maggior precisione, i confini dentro i quali si può muovere l'utente quando svolge il caso d'uso. Allora, il template qua poi prosegue con un campo trigger, grilletto, no? Attivazione, che dice... è raro usarlo, ha senso quando un caso d'uso viene attivato, fatto partire, dal verificarsi di un qualche evento interno al sistema o esterno al sistema. In questo caso, quando è che viene fatto partire questo caso d'uso? Beh, quando l'utente lo desidera, quindi non c'è nessun evento esterno che lo causi. Quindi in questo caso non abbiamo nessun trigger, nessuna condizione di attivazione che fa partire il caso d'uso. È il normale, una normale richiesta dell'utente, una normale interazione dell'utente. Mentre invece pensate ai sistemi che hanno il controllo dell'ordine, per cui tu fai l'ordine, ma poi l'ordine lo devi confermare via SMS, con tutti questi sistemi di sicurezza adesso, per cui fai una parte online, una parte mobile. Si chiama autenticazione a due fattori per essere più sicuri che non ci sia una frode. Allora, in questo caso ci sarebbe la parte di controllo dell'autenticazione online che è, scusate l'italianismo, triggerata, attivata dal corretto inserimento di un bonifico. Quando il bonifico è stato inserito, faccio salva, allora parte l'altro caso d'uso in cui devo fare la verifica. In questo caso non è BA. Poi il template complessivo prosegue
finalmente a descrivere che cosa succede. Ci sono in realtà due livelli di descrizione. Uno è quello dettagliato, di cui dovremo andare a imparare come anche numerare i passi, come descrivere lo svolgimento dell'interazione, ma cosa che invece non è prevista nel template, ma noi a volte lo facciamo, è un brief. E oggi in laboratorio vi chiederemo solamente di fare il brief e non il template completo, per chi richiede ancora un'ora per andare a spiegarlo. Un brief non è altro che una breve descrizione di che cosa succede. Due o tre righe, non di più, se non è breve. Quindi vuol dire che il cliente inserisce l'importo da bonificare e il destinatario, inserendone i dati oppure selezionandolo da una rubrica salvata, di destinatari salvati, e destinatari inserendo i dati conferma l'operazione. Che non è che ti dice passo passo, clicca qua, inserisci l'IBAN, inserisci il cognome, inserisci il nome. Però in tre righe ti riassume che cosa devi fare, che tipo di interazione c'è tra l'utente e il sistema. Ok? È il primo tipo di descrizione. Poi a questa si può aggiungere, e lo faremo poi, lo scenario, la descrizione dello scenario di interazione. Ricordiamoci sempre che non stiamo facendo i casi d'uso separati da tutto il resto. Quindi quando io ho scritto i dati del conto corrente, mi aspetto che da qualche parte nel modello concettuale ci sia una classe dalla quale posso andare a leggere quali sono questi dati. Non li vado a ripetere qui. E se quella classe si chiamava conto corrente, io qua scrivo il conto corrente, non i dati. Perché riesco a stare in due o tre righe? Ma perché alle spalle ho tutto il modello concettuale, il glossario, che mi permette di esprimere sinteticamente le informazioni che circolano, e io qui devo solamente più aggiungere chi fa che cosa. Ok? Quindi quando vi chiediamo di fare la descrizione brief di un caso d'uso a livello summary, è l'unica che ha senso. A livello user goal, la descrizione brief significa fermarsi con una descrizione di due o tre righe. Mentre invece la descrizione completa prevede di fare proprio lo scenario dettagliato. Ok? Va bene, vi lascio. Vi ricordo che oggi il laboratorio ha turni invertiti, perché siamo nella settimana dispari, pari quant'è, insomma. Quindi viene prima la C e dopo la A. A domani.